Quello che vediamo oggi è il calcolo di come si può fare un predimensionamento della fognatura bianca. In particolare, voi usate SWIM come programma poi di calcolo e di verifica, però SWIM non è un programma di progettazione della fognatura, ma è un programma di un modello a flussi e deflussi in cui dati certi input di precipitazione ottenete gli output di portata. In particolare a SWIM dovete dare anche le dimensioni della rete, che sono l'oggetto invece del vostro progetto. La soluzione è quella di dare una rete di, predimensionata a SWIM in questo stadio e poi controllare che per esempio i diametri delle tubazioni siano sufficienti oppure se sono troppo grandi di ridurre il diametro. Per fare questo però è necessario appunto avere delle idee di predimensionamento e colgo quindi anche l'occasione per ricordarvi la parte di teoria che poi comunque vi chiedo nella parte teorica. E lo facciamo attraverso l'uso di un paio di notebook di Python, in cui spiego man mano tutti gli elementi. Adesso avrò la solita difficoltà, lo vedo qua, vedo quello che faccio. E ho preparato due notebook che vi dovete scaricare. Questi notebook sono, uno forse c'era già da scaricare ma l'ho modificato abbastanza molto insomma prima di venire qui, quindi adesso siamo aprile, eccoli qua, sono maximum discharge e internal diameters on the pipe. Sono due notebook che vi scaricate sul vostro computer che poi andiamo ad analizzare. Quello che faccio in questo primo notebook è applico pari pari la teoria che abbiamo sviluppato a lezione, che voi potete anche rivedervi negli YouTube che ho caricato, sì, sono sicuro perché non ho caricato solo le ultime due lezioni per vari problemi, ma caricherò anche quelle. Quella in cui applicando il modello dell'invaso lineare andavo poi a calcolare la portata massima e ottenevo un'espressione anche analitica per ottenere la portata massima. Sì, qui ho ricordato che questo in realtà non è programmare ma è scriptare, cioè dare una serie di comandi per eseguire dei task senza un vero e proprio disegno della cosa. Che cosa faccio qua? Beh, importo MATE, importo NumPy. E poi definisco una funzione che è la risposta idrologica, o meglio la S-function. La S-function, se voi vi ricordate, è l'integrale dell'idrogramma istantaneo unitario. Qui è definito per tutti i tempi, in cui, però T è il diametro, è il tempo a cui voglio calcolare questa S-function, T con 0 è l'istante iniziale a cui inizia la precipitazione, T con P è la durata della precipitazione, LL è quello che altrove nella slide ho chiamato lambda, in questo caso vedete come è scritta qui sotto la funzione, è T diviso lambda, nella formula T diviso lambda, cioè LL è messo in unità di tempo. Dunque, se t è minore di 0, questa funzione è 0. Se t è compreso tra t con 0 e t con p, perché c'è un elif, che vuol dire else if, cioè se
t è minore di t con 0, ritorna 0. Se t non è minore di t con 0, è minore uguale a t con 0. In questo caso deve essere minore uguale di t con 0 più t con p per ottenere questa risposta. In questo caso l'integrale dell'integramma istantaneo, cioè la S function, è 1 meno l'esponenziale di meno t meno t con 0, perché qui ho traslato l'asse delle x a t con 0 per motivi che qui non utilizzo, però utilizzerò magari in seguito, diviso LL. Non ho scritto lambda esplicitamente perché lambda è una keyword propria di Python, che viene usata per fare quello che si chiama lambda calculus, o usare in modo funzionale lo strumento, un argomento di cui sì, non possiamo, non abbiamo il tempo di occuparci. E infine l'ultimo risultato è se t è maggiore di t con 0 più t con p, cioè quando la pioggia è finita, il sistema deve dare, all'istante t con p deve dare questo risultato, e poi più tardi deve decrescere con un esponenziale che è questo che voi vedete qui. E allora andiamo, se siete tutti pronti, andiamo ad eseguire, poi facciamo un test. Per esempio, questo test che cosa dice? Dice che ho t all'istante 5. Dunque, come sono le unità di misura qua? In realtà le unità di misura dell'esponente, che compaiono all'esponente dell'esponenziale, possono essere qualsivoglia. Qui ho messo i minuti, perché ragionare in minuti in questa parte del problema è corretto. La precipitazione che dà la massima portata di una fognatura è dell'ordine dei minuti, d'accordo? Di minuti, purché t con 0 e LL ed L siano dati in minuti. Okay? E quindi 5 minuti di voglio la precipitazione a 5 minuti, assumendo che l'istante 0 sia 0, e che la durata della precipitazione sia 10 minuti, e che il valore di LL, che è il tempo medio di residenza, sia uguale ad un minuto. In questo caso, come vedete, il risultato è 0.99. la S function qui varia tra 0 e 1, perché è un integrale di una funzione di distribuzione vera e propria. E qui verifico, tanto che il tempo di 15 minuti, però t con 0 uguale a 10, quindi una durata di 10 minuti è sempre 1, dove dà lo stesso numero, e in effetti lo dà, perché è la stessa curva traslata di vari minuti. Dopodiché comincio a dire, vabbè, non mi soddisfa più calcolare la mia curva per un solo istante, la voglio calcolare su un insieme di istanti. Allora quello che faccio è generare uno spazio lineare compreso tra 0 e 50 minuti in questo caso, e voglio 100 punti in questo spazio lineare, quindi lo eseguo. Dopodiché voglio calcolare la funzione, che è questo calcolo che faccio qui in quella parte che sto sotto. È abbastanza grande, o volete che lo ingrandisca? Forse così va meglio. Ok. In questa parte del calcolo, quello che faccio è semplicemente calcolo al valore i la mia funzione, assumendo sempre che il tempo della precipitazione sia uguale a 0. In realtà devo calcolare per tutti gli elementi della mia serie temporale, e per ogni valore devo immagazzinare il risultato da qualche parte. Quindi qui definisco un vettore vuoto e poi applico un banalissimo ciclo for. Ci sarebbero degli altri modi per fare questo, ma a volte anch'io no,
non ci riesco. In altre situazioni che forse vediamo nel secondo notebook, ho applicato un'altra funzione che si chiama map. E invece di questa, e in alcune condizioni quella potrebbe essere più veloce. Dunque, per tutti gli I che stanno in T, dove T è lo spazio dei tempi che ho definito qui, uso il comando append, cioè mi calcolo questa funzione e la appendo alla variabile R. E quindi all'uscita da questo ciclo for, cioè in questo punto dove ho piazzato il cursore, quello che mi trovo è un vettore R che contiene tutti i valori di questo idrogramma esponenziale. Tutti i valori di questo idrogramma esponenziale, che però non mi bastano da soli per disegnare un plot, ho bisogno dell'ascissa, quindi lo devo mettere insieme all'ascissa che è T. E per fare questo definisco questo che ho chiamato VUH, qui senza mancando di fantasia, però forse avrei dovuto chiamarlo S function. E cosa attacco? Ci metto dentro, costruisco un data frame in cui metto R come colonna, uso il T come indice del data frame e chiamo la colonna. Sembrava che fosse aggiustato, invece no. Ok, chiamo la colonna Q di T, poi mostro i primi 10 elementi perché sennò sono 100 elementi. Eccola qua. Questa Q di T non è una vera e propria portata, perché questa sarebbe casomai una portata, sarebbe stato meglio chiamarla Q di T minuscolo, se volete. Q di T minuscolo perché è una portata per unità di area, per precipitazione unitaria e per coefficiente di afflusso unitario. Cioè mi mancano questi tre ingredienti, devo moltiplicare quello che ho ottenuto qui per questi tre valori davanti per ottenere la portata in metri cubi al secondo. Comunque intanto l'abbiamo disegnata, l'abbiamo calcolata, quindi qui l'andiamo a disegnare con i soliti comandi dei pandas. Ed eccola, quella che voi conoscete essere un aspetto di carico e scarico del vostro di un condensatore, tipo come curva. Dopo verranno. Evidentemente ho scelto un LL di un minuto e l'ho plottato tutto per 10 minuti, cambia abbastanza se io qui scelgo 10 minuti. Come vedete la curva non si arriva neanche al plateau. Comunque a 10 minuti qui si è al massimo. Questa era una condizione che avevamo già chiarito all'inizio, ma non è effettivamente la portata che otterremo da questo valore qua, moltiplicandolo per quello per cui va moltiplicata. Ma dobbiamo calcolare varie curve di questo tipo, e sommarle una sull'altra, e noi dobbiamo andare a calcolare la massima fra le portate di picco. Qui vedete che c'è un piccolo, se volete, una piccola incertezza sulla posizione del massimo. Questa incertezza è dovuta al fatto che io, quando sono andato a suddividere l'intervallo dei tempi, non mi sono curato di beccare il massimo correttamente, ma semplicemente ho suddiviso l'intervallo in parti uguali, e quindi qui ho delle incertezze sulla determinazione del massimo, ma è assolutamente irrilevante ai fini, tra l'altro, della progettazione. Adesso devo usare la funzione che sta sopra per arrivare però a parlare di in metri cubi al secondo piuttosto che in elementi specifici. Allora, qui è bene anche usare delle unità di misura appropriate di nuovo. Allora, se io ho
un elemento di analisi, diciamo una parte di terreno di analisi, questa parte di terreno di solito è data in ettari. Ettari, quindi 10 alla quarta metri quadri. La precipitazione, se voi avete elaborato le curve di possibilità pluviometrica come le state elaborando, l'avete ottenuta in millimetri all'ora. E poi c'è il parametro appunto di afflusso che è phi, e questo parametro di afflusso invece è adimensionale, d'accordo, di cui dobbiamo tener conto. E poi gli altri parametri che devono entrare sono quelli che abbiamo già visto nella definizione della funzione precedente. In realtà qui, prima i tempi qui li ho misurati in minuti, se ricordate. Tutte queste variabili qua sono in minuti. Però qui, per esempio, la P ce l'ho in millimetri all'ora e il risultato lo voglio in secondi. Perché voglio metri cubi al secondo, o potrei volere anche litri al secondo, potrebbe andare bene anche litri al secondo. Allora che cosa faccio? Se faccio la trasformazione delle opportune coordinate, semplicemente devo moltiplicare la funzione che avevo calcolato prima, per che cosa? Per A, per phi, per P e più un termine che mi fa la trasformazione di coordinate, che qui se io la dessi con questi tre elementi sarebbe in ettari per millimetri diviso ore, e la voglio trasformare in metri cubi al secondo, e il coefficiente di trasformazione è questo 0,2778 che è calcolato qui sotto. Ho definito però una funzione per farlo, la funzione ha la stessa forma della funzione precedente e alla fine quello che mi viene ritornato è un data frame, una cosa molto comoda. E adesso vado appunto a calcolare allora il mio sistema. Allora andiamo a ricordare quali sono gli elementi che compaiono qui, che adesso non mi ricordo neanche più. Un ettaro, uno è un ettaro, C è la precipitazione in millimetri all'ora, 50 millimetri all'ora. Phi, lo 0,8 è il phi, poi questi sono gli altri elementi. T è l'elemento che contiene gli istanti temporali dove andrò a calcolare la portata. 0 è l'istante iniziale in cui mi parte la precipitazione, che dura 10 minuti a partire da 0, e il coefficiente lambda è 5 minuti. Vado a calcolarla. Calcolo la seconda funzione, come vedete qui, e questo risultato che io ottengo è realmente in metri cubi al secondo, cioè 80 litri al secondo. E effettivamente mi aspetto di ottenere valori di questo tipo intorno ai 100 litri al secondo per ettaro dall'andamento delle portate nelle mie aree. Se dopo le suddivido con aree più grandi di un ettaro, 100x100 metri, evidentemente le portate aumenteranno. Però qui ancora non è il mio problema risolto, perché il mio problema qui, ho messo una pioggia arbitraria di 50 mm all'ora. 50 mm all'ora, se vogliamo calcolarla, è 50 diviso, naturalmente non è questo che volevo fare, 50 diviso 60 è 0,8 mm al minuto, tanto per capirci. Noi la precipitazione di intensità costante che vogliamo usare per la progettazione è la precipitazione che ci deriva da una curva di possibilità pluviometrica, che in inglese suona Intensity Duration Frequency Curve.
ha questa forma che vi ricordo, H che è una funzione di t con pi del tempo di ritorno, e A è una funzione del tempo di ritorno, mentre t con pi viene elevato dalla n. L'intensità che qui ho chiamato pi, invece è questa espressione t con pi alla n meno 1. Ora qui dovete ricordarvi un risultato. Il risultato che avevo ottenuto a lezione calcolando la massima tra le massime portate, la massima portata di picco, era che io ottenevo il tempo di precipitazione che mi massimizzava la portata risolvendo questa equazione che vedete sotto, dove n è il coefficiente della curva di possibilità pluviometrica, 1 meno n, questo era uguale ad r per e alla meno r diviso 1 meno e alla meno r, dove questo r è il rapporto tra la durata della precipitazione e lambda. Intanto osservate che questo qua, dato n, io ottengo r, quindi la durata della precipitazione che mi dà la massima è il frutto di due cose in contemporanea. Il lambda, che mi dice com'è fatto il mio bacino, è la somma del mio sottobacino che sto analizzando. E il t con p, che invece è la durata di precipitazione. Il lambda, noi come lo calcoliamo? Beh, qui io l'ho messo per esempio uguale a 10 minuti, 5 minuti, no? Il lambda, quindi è fissato da proprietà geometriche della rete. Io stesso vi ho suggerito l'altra volta che si possono usare delle formule empiriche dovute a Debord oppure papiri e ciaponi, oppure potete anche semplicemente pensare che sia fra 5 e 10 minuti, fare i due casi e vedere che cosa cambia in funzione della determinazione del diametro del sistema. Qui non ho le curve di IDF, quando non sento la mia voce poi mi blocco, e in particolare suppongo che A sia 0,48 e N uguale a 0,3. È una delle elaborazioni che è un risultato che si otteneva un pressappoco dalle curve di Paperopoli che avevamo analizzato a lezione. E presumo dunque che questi siano i valori che vogliamo considerare. Dobbiamo risolvere questa equazione qua, che è un'equazione non lineare, c'è sta R qua davanti che rompe un po' le scatole. E noi lo facciamo da un punto di vista abbastanza grafico, chiamiamolo così. Difatti vado a definire questa funzione, che è la funzione che sta a destra di questa equazione. Come vedete, r per l meno r su 1 meno l meno r. Si può fare in maniera anche più intelligente, sta roba qua, ma senz'altro meno significativa. Che cosa faccio? Ho definito quella funzione r, cioè il membro di destra della mia equazione, adesso lo vado semplicemente a plottare fra 0, 1 e 2. Ma se volete lo possiamo plottare fra 0, 1 e 5 intanto come elemento. Come vedete è una curva molto semplice, decrescente, e noi sappiamo se il mio n è 0,3, la mia soluzione per r sarà attorno a qui, attorno ad 1. Posso anche fare una semplificazione, qui la guardo più vicino e allora ottengo questa curva che qui sembra quasi una retta, addirittura a vederla un po' flessuosa, ma... allora che cosa posso? Vado a risolvere, so che io devo andare fra 0,7, la mia soluzione qui è 1 meno n uguale a 0,7, sono qui, i miei valori si ottengono. Il valore della soluzione dell'equazione non lineare dall'intersezione di questa linea con la retta che è orizzontale, vado semplicemente a costruire la tabella di numeri del data frame che stanno attorno ai valori dove presumo che ci sia
la soluzione. E in particolare genero uno spazio lineare compreso che contiene solo 10 punti fra 0,6 e 0,7 e poi calcolo la funzione in quell'intervallo e poi vado semplicemente a vedere la tabella. Siccome il valore che cerco è 0,7 di ascissa, vedo che il valore di R che mi serve è compreso fra 0,6667 e 0,778. Quello che sto applicando, se volete, è in forma molto semplificata il metodo di Eulero, però fatto passo passo, senza dover fare cose. Quindi la mia R star, per esempio, qui l'ho messa a 0,6777,8. A questo punto, che cosa faccio? Vado a calcolare la mia curva di possibilità pluviometrica e in particolare l'intensità di precipitazione P che dopo vado a mettere dentro qua in funzione del tempo di pioggia che io ho già determinato, perché il tempo di pioggia che ho determinato è sicuramente quello che mi dà la massima portata. Allora, A, la superficie in ettari, 10 minuti il tempo di residenza medio che appunto ho determinato, come vi ho detto, il tempo di pioggia è R star per LL, cioè per 10, quindi sarà 6,7 eccetera eccetera. La precipitazione che ottengo per questa intensità, quanto sarà? Beh, la precipitazione sarà A per T con P, però qui T con P nelle curve di possibilità pluviometrica era misurato in ore. Mentre il mio T con P che compare qui sopra è in minuti. Quindi devo dividere questo T con P per 60, potevo farlo anche sopra, questa è l'intensità che ottengo dalle curve di possibilità pluviometrica. Poi questa intensità la spiaccico qui dentro, faccio i calcoli e ottengo tutto quello che devo. Su qua mi manca qualcosa, name is not defined, perché qui questo non l'avevo eseguito. Quindi in questo modo, anche se qui ottengo poco più di 30 metri cubi, per cui suppongo di 30 litri al secondo, presumo di aver fatto qualche errore da qualche parte, questa è la portata massima e la teoria mi assicura che quella è la portata massima. Quindi con questa portata qua poi vado a sarà quella che utilizzerò nella parte successiva del mio della mia indagine, andando a dimensionare il mio tubo. Questo è evidentemente una tubazione in testa al mio sistema e darò questa portata che mi esce. Quindi qui ho l'IUAC, questo comando mi serve per controllare che il tempo, qual è il tempo l'ID, in questo caso si chiama, in cui ottengo la portata massima, e l'ID qui è 6,567. La portata che ottengo per questo valore qui, beh, la potrei ottenere direttamente da qua, se proprio volessi. Allora, così. Allora, A abbiamo detto che è un etero. B abbiamo detto che è quello che abbiamo calcolato sopra. No, 10 ettari. Ok, P è tutto calcolato, benissimo, A va bene.
il phi è 0,8, adesso sto facendo un errore perché qui sto calcolando, mi calcola evidentemente tutti i valori e mi aspetto che t sia, potrei fare anche così, vediamo cosa viene fuori, 6.5657. Ok, sì, la portata è giusta, cioè giusta, è solo 23 litri al secondo, che è un po' poco, quindi dovrò controllare qualcosa in questo notebook, ma spero che il procedimento vi sia chiaro. Questa procedura va ripetuta per tutti, per avere un dimensionamento, in realtà questo è il dimensionamento corretto nelle condizioni che noi abbiamo imposto, è il dimensionamento corretto di tutti i tubi di testa, dove naturalmente devo sostituire alle variabili di area e i lambda, ciascuno per la sua area. E quindi questo lo posso ripetere, se ho, non so, a voi chiediamo che ci siano almeno una ventina, una trentina di tubazioni, se ci sono 20 tubazioni che si incrociano al massimo a 2 a 2, 2n, quelle interne sono 2, il totale è 20 uguale a 2n meno 1, quindi 19, 2n meno 1 uguale a 20, quindi 2n uguale a 21, n non può essere questa cosa, non ci possono essere, perché n deve essere un numero interno, insomma ci sono, saranno circa 10 tubazioni di testa, 10-11 tubazioni di testa, dovete ripetere 10 volte questa operazione per dimensionare i tubi di testa. Altra questione è come dimensionare i tubi interni. A quel punto bisognerebbe prendere, si può prendere direttamente SWIM e la dorsale interna, per esempio, si può mettere tutta ad un certo diametro piuttosto grande, tipo 1,5 metri, 2 metri di diametro, per le aree che voi avete, con cui avete a che fare. E a quel punto poi parte la verifica dei SWIM. Intanto però questa parte qui direi che è a posto, che è fatta. Mentre la seconda parte riguarda il calcolo vero e proprio del diametro.